Allora, come FIOM, provincia d'Arezzo, visto le 8 ore di sciopero indette dalla FIOM nazionale, con l'ordine di giorno che sono la battaglia storia della FIOM, sia sul contratto, ma soprattutto a questo punto anche con una manovra finanziaria iniqua che colpisce i soggetti più deboli, i lavoratori, pensionati, tutti coloro che insomma hanno già pagato un caro prezzo per la crisi economico-finanziaria, abbiamo deciso di fare una manifestazione partendo qua da San Giovanni. Perché è diciamo, una normale nostra prassi sindacale, di solito come è successo il 16 di gennaio dell'anno scorso quando siamo partiti davanti ai cancelli della ITOM di massa. Oggi nel territorio questa per noi è un'avvertenza simbolo e quindi partiamo dai cancelli della Ferriera a testimonianza di solidarietà ai lavoratori della Ferriera. Però ci tengo a precisare, è uno sciopero nazionale che ha un ordine del giorno e che insieme appunto a mostrare la nostra ostilità ai contenuti della manovra Monti, la nostra ostilità alla politica nazionale di Fiat contro il contratto collettivo che abbatte i diritti e il salario dei lavoratori. Si vuole anche aggiungere un dramma che stiamo vivendo anche in un territorio che è sempre stato ricco come quello di Valdarno, ovvero della perdita dei posti di lavoro. E quindi vogliamo dare voce a questo disagio, al dramma di chi perde il lavoro, a chi vive la precarietà del lavoro. E pertanto invitiamo tutti a partecipare a questa manifestazione dove avremo modo anche al comizio finale di far parlare le parti della società civile, lavoratori, studenti, precari, disoccupati e chi sta vivendo questa fase drammatica e purtroppo non sembra vedere fine.